Continuiamo la disamina dell'incontro con Coach Fiasconaro. Sì, avevo concluso dicendo che è chiaro che nelle partite punto a punto siamo riusciti a stare punto a punto con Palermo, ma ripeto, loro hanno fatto meglio le cose quando c'è stato bisogno di esperienza. Hanno messo a tirare 3 punti molto importanti, quando c'era bisogno noi purtroppo li abbiamo sbagliati. Poi punto a punto decide sempre l'episodio. Noi fortunati certamente non siamo e quindi insomma ha vinto Palermo con grande merito sicuramente. Grazie coach Fiasconaro, passiamo al coach di casa, buon anno. Intanto io faccio complimenti al coach con la quale abbiamo spesso battagliato. Voglio fargli complimenti perché rispetto all'andata è una squadra completamente diversa che ci ha messo in enorme difficoltà. Noi purtroppo non avendo più l'obiettivo del terzo posto, diciamo, abbiamo fatto comunque una partita facendo ruotare tutti quanti con grande intensità. Abbiamo sofferto molto i loro continui cambi difensivi perché comunque fisicamente abbiamo sofferto, soprattutto quando giocavamo con i più piccolini e soprattutto quando poi è andata in 3-2. Là la situazione contro la zona non è stata ottimale da parte nostra, ma come diceva il coach, con l'esperienza magari maggiore di Lombardo, di Gullo e magari le folate di Pezzarossa e di Bontempo, oltre con le bombe appunto di Forzano, siamo riusciti a chiudere la partita. Ma fino alla fine è stata veramente una battaglia e loro non hanno mollato, quindi veramente complimenti al Milazzo. Della formula del campionato cosa ne pensate? Devo commentare per forza, è stata costruita un torneo in cui prestissimo l'80% delle squadre non sapevano più per che cosa combattere. Io lo so perché è una squadra costruita con giocatori locali e piccoli rinforzi, avremmo dovuto, qualora ci fosse stata una retrocessione, lottare per salvarci, non abbiamo lottato con niente e con nessuno. E tenere, io devo fare i miei veramente applausi e ringraziamenti al presidente che vivo in una squadra che è una società fantastica a gestione proprio come il Green. Al presidente, alla sua famiglia e ai dirigenti che ci vengono dietro, guarda, si meriterebbero non il mio impegno senza la lira, ma pure che qualcuno gli trovasse qualcosa a livello economico, perché è stato uno sforzo incredibile, un campionato praticamente senza obiettivi per tanti che a lui è